Silvia Gruciana. Che dovrebbe arrivare dalla parte, eccola qua. No, Giovanna Pellini. Aida Mohamed Song. E tra l'altro Aida parla benissimo anche italiano. Valentina Pezzali. Ania Müller. Margherita Granbassi. Bene, direi che abbiamo esaurito, il tempo stringe, se vi interessa sapere quanto durerà la manifestazione, più o meno un'ora e mezza, non ci sarà da annoiarsi, ve lo posso garantire, tempo 2 minuti e le ragazze si preparano. Per quanto riguarda il commento, ovviamente Giuliano Ranza vi dirà tutto, dal primo incontro agli altri, a tutti, buon divertimento. Alt, attack. L'attacco di Anja Müller tocca 1-0. Alt, attack e contra-attack, attack de gauche. Touché. L'attacco di Anja Müller ha ragione, tocca. 15-9. La riposta, no. La rimessa a gauche, no, valable. L'ultima rimessa di Anja Müller è in bersaglio non valido. Non si può dare niente per scontato in un assalto di scherma, fino all'ultimo. Anga. Hai. Ali. Alt. Si possono revisi. Touché. Ancora una stoccata per l'atleta polacca. Si vuole. La risposta no, contre-attack a gauche sur la marche, no, valable. Ancora non valido. Signori. Questo è il sesto assalto. Martina prende il ferro, tira, ma il fioretto. Assolutamente. Ah, ecco perché non funziona. Il tempo ha chiuso il circuito e quindi le tiratrici non possono più toccare. Siamo 28 pari, un bel applauso. Forza ragazzi, fate un bel applauso, chiedete Margherita la vittoria. Ve l'ha chiesto anche lei. La rimessa d'attacco a gauche, touché. L'ultima rimessa d'attacco, il presidente di giuria la segna ad Aida Mohamed, 44-39. Margherita non è d'accordo. Eccola, eccola la parata, bravissima Margherita, 45-39. Un grandissimo applauso a Margherita e a tutte le nostre tiratrici. Aida, Ania e Silvia sono le tre nostre per il resto del mondo, alle quali viene consegnata la Coppa della Regione Lombardia. L'assessore consegna la Coppa, una. The first one and then we'll share it. Le deve baciare tutte, assessore, però. Le deve baciare tutte. Kiss.
curiosità. Brave, brave tutte, ma soprattutto direi che un applauso extra va a Valentina Vezzali. Adesso lo possiamo dire, ha combattuto con 38 di febbre e una bella anche la ringhita. E direi che non si è visto niente, sembrava sana con un pezzo. La Coppa del Comune di Milano, l'assessore Giovanni Terzi la consegna ovviamente una per tre. Adesso abbiamo altri premi molto velocemente, abbiamo il premio per la ragazza, per la protagonista che ha toccato di più.